Quindi finalmente dopo una settimana di svariati scippi nel centro storico di Rimini sono stati trovati a quanto pare colpevoli. Sicuramente, noi, la nostra attività portata in essere ieri ha permesso per il momento la denuncia di questi due pericolosi soggetti, entrambi uno di residente a Rimini, uno residente a Coriano, due giovani però già diciamo dediti attività di questo tipo che noi avevamo riscontrato nei giorni scorsi con le medesime modalità, le medesime tipo di indicazioni, ciclomotore, caschi neri e quant'altro, e anche diciamo nelle zone vicine. E hanno perpetrato, diciamo, siamo dell'idea che possono essere gli autori di almeno 3-4 scippi. Ecco. È stato un momento, poi, come potrete immaginare, in una giornata festiva, in pieno centro storico, la questione si è verificata tra via Destra del Porto e via Madonna della Scala, dove poi sono stati raggiunti. E quindi hanno posto in essere tutta una serie di contravvenzioni, di infrazioni al codice della strada che hanno portato alla caduta di una persona, a diverse situazioni, posso dire anche di panico tra la gente, perché l'inseguimento è durato veramente molto, insomma.